pur di avere un po' di notorietà. Ho visto uomini perdere la dignità pur di raggiungere quello che non potevano avere. Io no. Io non ho mai rifiutato la fatica. Quello che per me conta non è semplicemente vincere. Il successo e la sconfitta sono le due facce della stessa medaglia. Come cucini bene, mamma? È buonissimo. Bravo, Patri, mangia tutto. Mamma, tengo fame, ne è rimasta ancora? E mica ci stai solo tu. È giusto, meglio poco ma tutti. E mangia piano, se no ti affoghi. Oh, mamma, se no fornisci un presto. Allora, piano. Ma papà? Papà non è tornato ancora. Quando arriva papà? Comunque ci è un campione. Quando gioca lui, tutti si fermano a guardare. Arrivano e persone là di quartiere, poveri giù qua. Non è vero, Ciro? Dillo a mamma. E lascialo mangiare. Mario, dillo tu a mamma, Ciro non è forte a giocare a pallone. Tu sei bravo a fare box, Sergio a studiare, e io. E tu sei bravo a parlare quando mangi. Tu scherzi, poi ti faccio vedere io. Io sono un pugile, mamma, ma il mondo non è di me pugile. Il mondo è di uomini che non hanno mai indossato i guantoni e sanno essere più violenti di quanto un pugile non potrebbe mai essere. Io e Seric siamo due giovani che vogliono provarsi. Ognuno ha fame di conoscere il valore dell'altro per scoprire il proprio. Ma gli uomini fuori dal ring hanno altre leggi. Leggi di uomini mortali che non conoscono il valore della lotta pura. È la guerra fredda, mamma. Eccolo il ring. Il mio regno. La mia terra. Lassù sarai da solo, figlio mio. I miei guantoni. I miei guantoni marroni, come quelli che mio fratello Mario mi regalò quando ero ancora piccolo, la mia seconda pelle. Noi ti aspetteremo qua. Sarik! Ti sto aspettando. Nei nostri pugni c'è la nostra anima. Ma nei tuoi occhi ho già visto la mia vittoria. Non mi fermerò, non morirò, perché dentro di me c'è il mondo! Attenzione, è il momento! Ha vinto io la medaglia! Ho seguito un sogno in cui ho creduto solo io. È stato meraviglioso. Ringrazio ogni pugile che ha incrociato i suoi guantoni per me, perché mi ha reso un uomo libero. Ringrazio ogni pugno preso e schivato, perché ho capito che l'uomo è uno solo. Non ci sono razze inferiori o superiori, e non ci sono muri che l'amore e la conoscenza non buttano giù. Ciò che ci distingue l'uno dall'altro è il valore con cui affrontiamo il nostro match. Ogni volta che siamo all'angolo, ogni volta che prendiamo un pugno, ogni volta che la vita vuole metterci KO, piantiamo i piedi a terra, alziamo la guardia e costruiamo la nostra rinascita.